Siamo nel mulino di Bedizzole, vanta 800 e passa anni di storia. Mio padre e mio nonno e mio bisnonno sono stati dei pionieri sull'innovazione delle macchine agricole. Ce l'ho nel mio DNA questa passione e questa voglia di fare prodotti davvero eccezionali. Siamo a chilometri sotto zero, dove produciamo il mais è a meno di un chilometro dal mulino. Nelle colline moreniche esce un mais vitreo molto particolare e con dei profumi e sapori che non si ripresentano in altre zone di produzione. Non usiamo dei germinatori, il germe è un elemento in più e dell'olio che va a dare ancora di più sapore ai nostri prodotti. È la farina che l'uomo ha mangiato fino al 1905-1910. Ha dei gusti e dei profumi totalmente diversi. Durante la raccolta, durante l'essiccazione, durante le varie lavorazioni, c'è sempre un profumo che sa di biscotto. Non è più sicuramente un modo per fare business, ma è un modo per amare la terra, amare il territorio e dare dei prodotti che difficilmente si possono ancora ottenere là dove c'è un'agricoltura industriale.